L'Aquila festeggia il rugby, presentato questa mattina a Palazzo Margherita il cartellone di eventi per il trentennale dello storico scudetto della polisportiva L'Aquila Rugby. A illustrarne i dettagli il sindaco Biondi, l'assessore Colonna, il consigliere Vittorini e gli atleti che hanno coronato l'impresa, tra cui Luigi Troiani, l'organizzatore degli eventi. Luigi Troiani, uno dei protagonisti dello scudetto di 30 anni fa, ancora protagonista dello sport aquilano, perché questa iniziativa? Ma è un'iniziativa, il trentennale dello scudetto 94 non ha l'obiettivo quello di celebrare quell'anno, cioè quello ci servirà nel ricordo di quei giorni per stimolare un po' tutto il tessuto cittadino, per supportare società che attualmente svolgono, cioè fanno attività di rugby in questa città, uno sport che è profondamente radicato con la nostra tradizione. E quindi è un modo per supportare anche quelli che sono gli obiettivi delle società che operano sul territorio, a parte la polisportiva, ma Rugby Experience, la Rugby L'Aquila, il Pagani, ma sono tutte società che in questi anni, nonostante le grandissime difficoltà post-terremoto, Covid, hanno saputo mantenere una linea e continuare a fare un servizio sociale, per la città, a dare anche la possibilità a tanti ragazzi appassionati di questo sport di poter giocare a alti livelli in questa città. Ecco, abbiamo detto che non è solo un evento celebrativo, naturalmente, però è stato un momento importante per l'Aquila e per lo sport aquilano. Che ricorda di quegli anni? Ma i ricordi sono tantissimi, emozioni, soltanto a rivedere le foto e le immagini di quel tempo mi emozionano ancora. E anche mi emoziona rivedere tanti ex compagni di squadra che oggi ancora ricordano insieme, ricordiamo un momento che fu per noi, per quella squadra, un momento veramente importante per la nostra vita, diciamo. Ma quello non è uno scudetto che noi abbiamo conquistato soltanto, cioè quello è uno scudetto che ha conquistato la città, è uno scudetto della città perché senza il supporto della città probabilmente non saremmo arrivati a quei risultati, senza i 6.000 spettatori alla terza semifinale con la Benettona, senza i 5.000 che erano venuti a Padova con tutti i mezzi possibili, credo non avremmo raggiunto quell'obiettivo. Quindi questo e celebrare qui e fare qui la conferenza è un segno appunto importante per noi e ringraziamo anche il Comune della possibilità e l'opportunità e del patrocinio che ci dà su questa iniziativa perché è giusto ricordare che la polisportiva L'Aquila Rugby è un patrimonio della città e quello scudetto è uno scudetto che appartiene a tutta l'intera città. Presidente Livio Vittorini, il Consiglio Comunale dell'Aquila ha voluto sostenere questa settimana di iniziative per, insomma, questo evento così importante. Sì, esattamente, con la ricorrenza del trentennale dell'ultimo scudetto, quello dell'impresa storica di Padova, il Consiglio Comunale, su mia proposta all'unanimità, ha avallato appunto questa settimana in cui l'Aquila festeggerà il rugby. Non sarà soltanto il giusto ricordo degli eroi del 23 aprile del 1994, ma andremo a premiare tutti coloro che hanno vinto uno scudetto con la nostra mitica casacca nero-verde. Sarà una settimana che guarderà al passato ma anche al futuro, con l'auspicio e la speranza che sia per quanto riguarda il settore giovanile che le prime squadre, l'Aquila tornerà ai fasti di un tempo.